partita alla bella, perché la differenza reti è pari, non valgono i gol in trasferta, e siamo a Bruxelles dove si disputa questa gara di spareggio tra Barcellona e Amburgo all'Eisel il 3 maggio del 1961. Sono le ore 17, spettatori 44.000, è un piccolo stadio e lo conosciamo bene purtroppo. L'arbitro è danese Tage Sørensen. Il Barcellona con Orisaulo in panchina schiera Ramayes, Foncho, Genzana, Gracia, Vergés, Segarra, Kubala, Coxis, Evaristo, Luis Suarez e Xibor. L'Amburgo, sempre Malman in panchina, Schnorr in porta, Krug, Meinke, Kurbjørn, Werner, Den, Neisner, Uwe Seeler, Peter Wulff, Sturmer e Dörfel. Partiti la gara di spareggio, vediamo anche il risultato che sarà poi quello finale. Nulla da fare per l'Amburgo in questa gara, infatti il Barcellona riuscirà a segnare il gol al 43esimo, sempre con Evaristo, prima quindi della pausa. Un'azione, in questo caso è Xibor che scambia con Coxis. Portiere sventa la minaccia con qualche problema. Copricapo curiosi in tribuna. Il gol di Evaristo, il gol che vale una finale. Lo rivediamo. Grande esultanza. Barcellona è a un passo dalla finale. Vedremo, ecco, adesso anche una cerimonia. Questa cerimonia si riferisce all'intervallo tra il primo e il secondo tempo. La partita non è ancora finita. Vedremo ancora alcune azioni, ma succederà ben poco. Immagini storiche che si riferiscono a questa gara di spareggio dell'Eisel di Bruxelles tra Barcellona e Amburgo. La telecamera non è nelle posizioni migliori. Abbiamo una ripresa dal basso e poi da dietro la porta. In ogni caso, poche occasioni degne di nota. Qui un tiro. Zeller. Poi una mischia finale, la mischia furibonda che precede ormai il fischio finale. Il Barcellona ripiega e riparte, ma è finita. Barcellona in finale. El abanderado hamburgués corre que se las pela ante enfrentarme. El Barcelona disputará al Benfica portugués la final de la sexta Copa de Europa.